sia l'inclinazione della piega della moto. Falla già con questa dopo, no? Una delle ultime, prova. Vedi come puoi cambiare l'inclinazione della piega a tuo piacimento. Con questa. Prova a cambiare l'inclinazione della piega con questa. Cioè, mentre stai in curva, voglio piegare di più. Ma mo così ci riesce? Ci riesco meglio. Ma io lo facevo tranquillamente. Guidavo la tua, ma sono arrivato sul terreno. Guarda mia. Piegava, pezzava, facevo tutto quello. Non avevo nessun problema. Cioè, io sono uno che non ne ama... Non le ama di fondo, voglio dire. Eppure, riuscivo a fare che volevo io. Poi tengo la città e stomaco. Perciò io ti dico che secondo me è un fattore di peso. Tutto può essere, ma ripeto, c'è anche di stile di guida. Oh, issa! Tu, secondo me, sai cosa fai, secondo me tu? Guidi più spigolato. Molto, troppo. E questo è un problema. Pazzo, ma ci sciolè. Allora Rocco, sì tu Rocco, la motocicletta tiene un minimo troppo al minimo, minimo troppo basso, e praticamente come chiudi il gas tutto ti intraversa in un modo schifoso. Il frenamotore troppo, dici tu? A sé proprio ti intraversa, che, e poi ti porta quasi allo spegnimento della moto. Questo mi è capitato troppo, proprio troppo. Mettagli nell'altro modo, ti fai tu la moto con me. L'anteriore, senti, io sai che penso? Che è un problema di durezza. Questo l'anteriore l'ho piegata, l'ho buttata giù, si sente, anche se... La meno confidenza. La devi tenere un poco in più. Perché te l'ha messa così, poi te la metto pure che vedi che dipende con mano. Io penso che è una questione di durezza. Nel senso? Nel senso che a me, per me è dura. Quell'anteriore per me è duro. Questa qua? Perché per esempio con questa... Non avevo io quando la provai sul Vesuvio, questa quando era durissima davanti. Quegli impatti duri che io prendo me la porto inevitabilmente a scivolare. Io non posso piegare, di conseguenza scivolo con questa. È una conseguenza. C'è una moto troppo dura, dici qua dentro. Sì, secondo me non è originale. Sì, perché qua è diversa proprio. In curva, quello che ci sta, però tu dici può essere pure avanti. Comunque, proprio la sentivo che è appoggiato sotto una specie di canale. Tranquillo. A me si appoggia e lo sfonda. Allora, mettici a precare, poi riprovala questa qua un'altra volta. Ma quando l'ho provata sul Vesuvio ancora non facevamo le sospensioni, eh? No, tenevo solo l'anteriore, però era troppo duro. Era durissimo, io mi ricordo. Non andava bene. La donna era proprio durissima. Io penso che là era un problema che stava la ruota serrata male sotto. Che nella parte finale, vabbè che ci stava pure un mare di olio, stavano lucendo e ci voglio giù. Ora stanno 4,50, là erano 6,50. Come diceva il manuale, là stava da manuale in effetti, non è che mai erano andati. La seconda mappa come si mette? Senti, una e due, però io delle due mica ho capito qual è la mappa. Perché secondo come me... attraversi tu, Rocco, che hai esagerato tu con gas. Vedi che non è la tua motocicletta, pure un chesso che mi si traversa tanto. Ma è successo. Perché sei tu, non ne hanno fatto la motocicletta. Stai guidando tu a questi ammalati gas. Io penso veramente che è troppo dura per me. Ma o la devo alzare un poco dietro, portandogli un altro po' di peso all'anteriore. Cioè, dopo i passaggi che la cazzo metti per terra. Poi ho tolto parecchio, Ho tolto un giro. Due giri. E che facendo tengo il piolino dell'aria. Devo fare un po' di giro per volta. Comunque che cazzo sta motocicletta? E non è vero che poi non ha motore. No, non ha motore. Differenza riesce, della sua. Riesce a trasferirlo. Quello che c'ha lo butto tutto quanto per terra. Guarda, è bucata, Cioè è incredibile, sta schiattata in terra. Sì, perché... Diciamo, tipo posteriore c'ha la trazione questa. E dipende se hai un fatto di gomma. Il fatto che c'ha la gomma più schiattata per terra. E con questa trazione si traversa. Sì, però lui sta sdraiato quando dà gas. Ma quello esagera. Lui dà gas da sdraiato.
Ma perde so che tempo, cioè rallenti proprio a stati fermi. Perché dato che tu traversi, che perde velocità. Ah, senti, qua c'è proprio un minuto. Tira, metto a follo, tiro a l'azivalvolo, ma mettiamo da caldo. Ah, è stato tirato? A caldo sì. Ah, direi a lasciare. No, no, tira, non devi tirare. Va. Il libretto dice che la moto a caldo la aveva messa in moto con l'azivalvolo. E poi quello è l'arricchitore, delle macchine d'altavallo. Eh? È l'arricchitore, a noi non è l'altavallo. Bravo. Meglio. Ho sentito un rumoraccio. Hai visto come andare una KTM? Ho sentito un rumoraccio. È la catena secondo me. Non lo so se era la catena, però ho sentito un rumoraccio, infatti ho cercato di rifarlo, però un rumoraccio. Oh! Acquistì la motocicletta, eh! Ah? Acquistì la motocicletta! Come è così? Ti trovi meglio così? Sì, ha più. Più inserimento. No, è il tuo stile di qui. Io e lui guidiamo più simili. Tu più o meno, tutti e due pensate più o meno qua. Ma non penso, è un fatto di peso perché io con questo, con quella per girare cerco di salire sul serbatoio, con questa posso stare pure indietro. È un fatto di peso. Se riprovalo un attimo. Poi la riprovo, però io mi sono. Ma te visto che ha combinato, io mi sono fermato e sto guardando. Guarda che hai camminato come un camminato anche tu, eh. Sai che moto devi combatti e poi ti metto la prossima, Rocco! Ah, ma non credo che ha camminato tanto di più, eh! Gino, io sono fermato, ma c'è mi è andato. Ti ha fatto un passaggio all'esterno. Io non lo stavo guardando, stavo ti ha fatto un passaggio all'esterno, col gas in mano, ha camminato, faceva metri in avanti. Ti ha affiancato all'esterno, ma in una maniera bella. Io mi ci ho messo a guardare. No, io non ho visto. Stavo preso. Ma io ho fatto così. È filmato, poi dopo troppo filmato, era combinato. Ancora di più, ma io non sento questa chiusura di sterzo. Non lo so, Rocco, ma allora ti dico una cosa, secondo me il fatto che a me scivola di più così è perché si esaspera la chiusura e uso molto di più il controstesso e usando il controstesso esco fuori dalla curva. Io ho bisogno di intraverso così come sta la moto adesso, se io non intraverso vado a terra di ogni curva. Perché come chiudo lo sterzo mi chiude sotto proprio brutto. Gino, ma tu hai visto come ha spiegato prima? È un peso diverso, guarda che io ci chiuderei lo sterzo, ma guarda, fai allora, io vado avanti e faccio quello che devo fare. E vedi quante volte mi si chiude lo sterzo, se guido volendola piegare. Se la forse voglio. Ragione, ho fatto ripeto, forse questo tu. Se la vado a piegare, a me così va meglio la moto, però si è esasperato che mi chiude troppo, mi tira proprio lo sterzo sotto. Non so che dirti, Gino, vabbè capisci. E ti ripeto, non è che mi dà. A me di trazione, ma proprio da sopra che c'è che tengo un piglione di si è allungato il passo. È scivolo che sta. La città già da volta. Sì, tu dici già da volta. Perché sei troppo lungo.
raggiri da Cristo. Perché non riesco, se non ti butti chiude. Giù, però cadi, buttati giù. Bene. Quando giri, giri così. Questa è la direzione che c'è la moto tua. Non metti mai il piede steso, non metti mai la motocicletta appoggiata. Con la tua sì. Ma perché non ti fidi? Perché ti sto dicendo che mi fa quell'effetto, non è che non mi fido. Tu provaci. Provaci la moto tu. Ma non avere paura di cadere. Ma non è una questione, cado, non è una questione di cadere, cado. Prima da me con lo stesso tu così qua. Lo so, perché la devo accompagnare, a favore, la devo accompagnare a favore. Mi rifai fare un giro? Mi dà gusto. Mi rifai fare un giro? Però ti sto spiegando, cioè io la guido in questo modo perché nell'altro modo non la posso guidare. No, sulla tua, che cerca di stare vicini, eh? Sulla tua, io sono salito e ho messo... Ma ci che è l'ultimo pigli che... Aspetta, fammi fare ancora con questo. Allora vai. Io ho assunto... Dai, questo, dai, io! Ho assunto questa qua. Posizione obbligatoriamente, è una conseguenza di questo problema che c'è. Sì, io ho paura che tu mi hai finito. No. Sensazione che dai, ti metti paura, la moto non fa niente, tu che ti spaventi e risali e muovi. Però per esempio hai visto questi avvallamenti che in questa curva, con la tua e con la sua non li sento, con queste li sento tantissimo. Ma è che senti da dietro? Non è che li senti da dietro? No, sono anteriori, sono du. Questi due o tre che ci stanno in percorrenza, dopo ti fai un giro e vedi proprio qua. Però sempre un discorso che tu pesi di più. No, questo sicuramente. Aiuto, io ti ho trovato più piano, Poi ci vuoi chiesto, che con questo ti metto. Ha già fatto bene fare le marce. Comunque si scivola un po' troppo questa. È troppo lungo il passo. Se non è il passo. Si sente proprio tanto, ogni volta che esci sta sempre di traverso. Comunque siete ancora un po' lenti, anche invertiti siete ancora un po' lenti. Vai, veloce, vai. Le prime due, si può dire troppo. Ma guarda
guarda che tira tutto ancora. Ma guarda, me l'ho fermato. No, rallentato, rallentato. Ho visto che tu la faccia andare a cercare la mia passata. Stavo facendo tutta un'altra cosa. Fammi provare di nuovo la tua, voglio vedere una cosa. O facciamo una capocetti Rocco, che la tiro potente del gruppo. Non vai a nessuna parte. Vai via, Rocco. Non vai a nessuna parte. No, non è male. Voglio il tuo. Guarda, Rocco è onesto, ti ha detto, guarda, rallentato. Sì, ma non... Guarda che sono 20 metri qua, poi ci sono 30 secondi. Va bene, poi vengo a passare per succedere più seri. Hai meno problemi a dare gas e nell'anteriore è quasi, è veramente impeccabile. Tu hai tenuto problema, come va? Lo può girare cammino, Rocco? Ah, sono forte, ho fatto. Vai, facciamoci un altro giro. Su giro Pagomenia, senza ombra di dubbio. Ma vedi che ti sputo, che mi fermo. Ma iste, ma Rocco, hai visto la mano quante volte ci ha fatto così? No, mai ci sì. Faceva con la mano così, mi dice, ma Rova, c'è cioè, una mano stavo guidando. Ma stavo fermo. Ma è per guidare con una mano, io stavo impegnato. Non hai capito. Io do gas, tu devi mani dietro.
Sì, io metto a pazziare, è normale che sei. Ma sai che mi pare? Mi sta parendo un po' Roberto Amic. Se io do gas. Sì, sì, cioè ci sto sei annanzi. Dottore, stanno filmando. Senti, da gas. Stanno filmando. Ma ancora, perché la prima che mi ha fatto, Rocco, tu ci stavi fino adesso, no? Il filmato c'era. Ma quando riesci a stare rete? Comunque sono convinto di una cosa, fare così a gareggiare uno contro l'altro è un conto. E con il cronometro con altro. Il cronometro, ma certo, comunque ma comunque per una moto che ti una moto che ti dà riferimento anche se la stessa moto che ti dà riferimento in alcuni passaggi ti può creare problemi, per esempio nella curvetta a sinistra che noi passiamo in 20 cm e quelli sono, se ci stai in là mezzo ti staranno fastidio. Bra. E tu esci in ritardo da quella curva perché stai aspettando a lui inevitabilmente, invece dove c'è traiettoria tu tieni il riferimento su e vai a prendere una curva diversa. Senti, non vai a nessuna parte, tu dicetti già che la do. Ma tu puoi pensarla come vuoi, non è un problema questo, però mi sembra dimostrare. Se uno è uguale, almeno uguale, no? Ha da affiancare una volta, curva, da affiancare. Ma una curva. Stavo dietro, forse, allora, non so se... Allora, la telecamera ha ripreso tutto, no? Io ero frenato, pigliavo! Ci mancherebbe, io sto fermo! Scusa, ma io se freno e mi fermo... Oh, ma che visto la faccio fermare in da curva? Faccio mi sa così! Ma tu hai visto che non ho accelerato? Capito. Se io mi affianco ma io se mi affianco a te non ti supero se tu non stai dando gas! Si dà già superare quando hai gas! Ma come faccio a gas? Mamma mia, che gas tu mi superi? E come passa per coppa? Che sei un reattore, sto motore. Senti, ma tu non giri serio tu, fa. Ma perché io non mi caccio fatto? Fino a mo' pazziate, questo non era un giro serio. Non so, ma tu fino adesso sei riuscito a stare vicino. Ma cioè, ma io stavo a cop. A gol. Come mangio fatto? Ma perché non intervieni? Non uscivi una volta prima. Perché non intervieni? Io no, da dietro di te. Che stai a te. E io ti aspetto, ma già guarda a te. La prova si può vedere subito. Cronometro alla mano. No, non può fare cronometro. Cronometro alla mano? No, può fare che sta io innanzi sta re. Cronometro alla mano. Facciamo di tre giri cronometrati. Comincia tu. No, vai. Non mi viene uno sfizio. Se non tengo nessuno a nanza, che tiro a fa? Se cammino qua, dopo lo stesso tempo che faccio io, faccio una passeggiata. Tu tiri e tu lo stesso tempo, vorrei che non tiro, ti faccio un tempo e poi dopo te lo miglioro di 5 secondi dopo. Ci sto. Parti prima tu però. No, fa prima tuo tempo, poi può migliorare. Ma io cronometro truco, almeno è sempre lo stesso cronometro. Oh, mi ha capato, non credo neanche se sei Gesù Cristo, hai cicatrici, che è così non giri.